Hey, sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Punch Club. Vediamo un po' come ce la caviamo adesso a cercare di sconfiggere l'ultima delle dei quattro coccodrilli ninja. Hey, your pizza, my revenge. Combattiamo contro lui, adesso abbiamo gli stessi parametri? No, ne abbiamo un po' di meno. L'ultima volta non era proprio malissimo quello che abbiamo fatto. Però questo ho bisogno di un secondo pugno, quindi vado per il cross punch. Vediamo come ce la caviamo in questo caso. 37 per iniziare, va più che bene. Colpisci, colpisci, colpisci. Dai, dai. Ancora, ancora. No, non a me, a lui. Oh, un bel 39 ci sta. 62, bravo. Ancora un bel pugno. Bel pugno ed è finita. 18, dai, ancora uno. Boom! Ok, abbiamo potuto anche Michelangelo. Abbiamo guadagnato 8. Lo chiamo Michelangelo, in realtà qua si chiama Steve. È stato un combattimento bello. Aha! Adesso ti posso chiamare Dundee? Crocodile Dundee? Abbiamo finito i fratelli. Sei un grande guerriero. Vuoi un premio? È stato un onore combattere con te. Sì, sarebbe bello se pagassi per le pizza quando consegni. O all your base are belong to us, che è una citazione di una meme vecchissima. Non posso che dire all your base. Il nostro sensei vuole affrontarti. E abbiamo questo che sarebbe Splinter, che in realtà è un procione qua. Ok, new perk, abbiamo Tail Strike. Now you know a powerful skill. Ok, puoi fare il colpo di coda, ma non hai la coda. Ah, e quindi questo è diventato un nuovo posto. Ok, abbiamo una perk che non possiamo utilizzare. Un perk che non possiamo utilizzare. Bello, abbiamo completato tutti. Bello, bello, bello. Quindi adesso abbiamo finito tutta quanta la parte della seconda, del secondo capitolo, e l'unica cosa che dobbiamo fare adesso importante è diventare campioni. Quindi lavoreremo su quello. Vediamo di andare city map. Adesso abbiamo questo posto, le fogne. Possiamo parlare con qualcuno? O... ok, non c'è roba cliccabile. Bene, bene, bene. Ok, abbiamo un nuovo posto allora. Vediamo di fare che cosa adesso? Di andare ad allenarci? Allora, se io devo arrivare tramite qua, adesso dobbiamo lavorare per arrivare qua, mi hanno detto. Quindi dovrei tirare su skill, per tirare su skill devo fare combattimenti. Andiamo a fare un combattimento qua. Ah, ok, quindi non posso combattere più. Arg. Ok, quindi andiamo. Niente, devo fare altri combattimenti. Che in questo caso ce l'abbiamo domani. Quindi vediamo di finire di allenarci a sto punto. Potrei guadagnare più soldi. Direi. Sì, adesso abbiamo i combattimenti oggi. Finiamo di lavorare. Perfetto. E adesso ritorniamo a casa. Ci beviamo un po' di drink. Perfetto. Adesso potrei andare a combattere, però prima magari passiamo... No, andiamo ad allenarci. Quindi andiamo a allenarci da soli sto giro. Abbiamo recuperato anche la salute, che era la cosa importante da recuperare per adesso.
facciamo arrivare a 7, sì. Forza, forza, forza. È un ottimo risultato, siamo quasi agli 8 che dobbiamo bloccare, però ci stiamo avvicinando. Ok, andiamo a fare i combattimenti. Allora, prima questo contro di nuovo Lenny e il suo amico Mascherio. Aia, ho 200 di energia, wow. Forza, forza. Au. Ok, non devo più tifare perché quando tifo colpisce sempre lui. Au. Ok, sono morto. Au. Meno 60. Au! Mi ha pure infortunato l'altra volta. Qua siamo contro Kekuse e un altro pure. Buono il 56, ma adesso bisogna fare il resto. Parto con 140, io non 200 tra l'altro. Ottimo, contro Kekuse ce l'abbiamo fatta, ma adesso bisogna vedere l'altro. Sta cosa che abbiamo i combattimenti doppi non mi piace. Combatti, combatti! Ok, ce l'abbiamo fatta straordinariamente. Abbiamo guadagnato 12, 20 e 6, ottimo. Quindi adesso ci sono 24, quindi ce ne manca uno solo. Facciamo un spar diretto con te. Siamo andato 2 e adesso posso andare nella via della tartaruga a sbloccare il Po Punch. Vai. E poi abbiamo un Energizer e poi abbiamo questo. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Facciamo 6 up per questo. Il prossimo combattimento ce l'abbiamo contro Gordon, che è l'attuale quarto. Gordon è un 3-3-5, quindi è facile. Come possiamo continuare? Continuiamo ad allenarci. Sì, perché a livello di storia non abbiamo più altro da fare se non allenarci e fare un bel po' di casino. Abbiamo magari qualche soldino da spendere. Andiamo a Chinatown. Andiamo di curarci, così non abbiamo i 4 giorni che non siamo incasinati. Fa pagare sempre 70? Sì. Perfetto. Potremmo allenarci anche qua. Andiamo da Roy. Adesso che possiamo.
Ok, andiamo a allenarci. Portiamo su le nostre skill ancora. Ho anche abbastanza soldi da prendere un paio di barrette. Funziona molto bene questa cosa, mi sta piacendo veramente tanto questo gioco. Adesso siamo un po' in stallo in realtà, però neanche tanto, stiamo comunque andando avanti. Abbiamo combattimenti che arrivano, skill che arrivano in gran quantità, quindi bene. Siamo fermi un po' sul 947, 948 e cose così, ma se vedete pian pianino comunque le stiamo aumentando le caratteristiche. Ci stiamo mantenendo in forma adesso. Soprattutto perché stiamo contando di arrivare a 8 qua per poterla alloccare abbastanza facilmente più avanti. Dobbiamo mangiare. Compriamo qua? Fa il tifo anche quando suona la macchinetta. Ok, siamo arrivati al 948. Facciamo un po' di allenamento all'agilità a sto punto. Il combattimento ce l'abbiamo domani, quindi abbiamo tutto il tempo. Dovrei guadagnare qualche soldino, però non ho. Allora andiamo qua, mangiamo. Cosa facciamo? Mangiamo questo e mangiamo questo. Facciamo un lavoretto veloce qua. Combattimenti sono oggi, ok. Perfetto, e adesso visto che i combattimenti sono oggi, finiamo l'allenamento. Adesso non c'è Roy, però va bene. Così stiamo portandoci a 958 adesso pian piano. Forza e coraggio. Perfetto. E ci siamo arrivati a 958, anche abbastanza facilmente alla fine. Ok, e ora che sta finendo la giornata, via di combattimento. Usiamo questo? 16, 84, 13. Via questo. Dentro questo? Vai! Sembra funzionare un po' di più, almeno colpire un po' di più. Eh sì, sembra colpire nettamente di più. Continua. Au, au.
Dovrei attaccare io, Ciccio, eh. Ok. Vai. Colpiscilo, colpiscilo. Forza! Che tedio. Ok, buono. Continua così. No. Ottimo, ancora uno. No. Ok. Che rischio. Meno 40, però abbiamo guadagnato soldi. E 7 punti esperienza. Punti skill. E dovrei andare a combattere di qua contro Gordon, che dovrebbe essere facile. Dovrebbe. Forza. Ok, buona, buona, buonissimo. Quindi altri soldi, altre skill, bene, bene, bene. Ok, e ovviamente sign up per il prossimo. Il prossimo combattimento ce l'abbiamo di nuovo contro Gordon. Quindi bene, bene, bene. Qua ci stiamo avvicinando a Salvador. E sono contento perché siamo a 9-5-8 alla fine, che non è malaccio. Vediamo di continuare con cosa. Abbiamo abbastanza da poterci continuare ad allenare, sì. Vediamo di continuare ad allenarci. Abbiamo anche parecchi soldi adesso, che non è male. Questi sono già... Facciamo questo. Portiamo su anche questo e siamo abbastanza buoni da questo punto di vista. Adesso il nostro obiettivo è quello di diventare i campioni. Quindi intanto torniamocene a casa. Nel frigo c'è qualcosa? Poco. Dammi cibo. Perfetto. Torniamo a casa. Andiamo a riposare. Quindi ci mantiene anche l'energia. Mangiamo un'altra bistecuccia. E adesso siamo pronti di nuovo. Direi che possiamo parlare di nuovo con Roy e fare un bel... tra quanti giorni? Tra 2 giorni. Tra l'altro siamo anche molto in alto qua, stiamo quasi per arrivare in cima. Quindi posso anche decidere di non farla più in realtà la Lega. Perché se andiamo a livello storia, la Lega la possiamo vincere qua, però prima dobbiamo diventare campioni. Quindi prima diventerei campione, gentilmente. Poi facciamo la roba di Bobo e poi facciamo questa. Seguiamo un po' l'ordine di queste cose. Quindi prima cerchiamo di concentrarci adesso solo sul campionato. Skill 3. Cosa facciamo adesso? Facciamo Fight League. Cosa volevo fare? Allenarmi. Quindi andiamo di qua. Thank you.
altrimenti sono domani. E adesso possiamo di nuovo tornare ad allenarci. Possiamo fare uno spar prima? Ok, facciamo un combattimento. Ah, ok, anche solo per allenarsi, va bene. Andiamo... qui. Chissà cosa succede nelle fogne là. Non ho ancora ben capito cosa si può fare. Vedremo più avanti. Oh, buono, buono, buono. Andiamo qua sopra. Benissimo, continuiamo. Adesso riusciamo addirittura ad arrivare a 10 se continuiamo così. Ah, però abbiamo perso anche adesso da questa cosa, quindi va bene. Quasi quasi il combattimento sotterraneo però lo farei lo stesso solo per i soldi, cioè perché mi dà soldi e skill, quindi... Comunque mi dà un sacco di roba. Ok, e pian piano ci stiamo avvicinando ai 10-5-8, che non è malaccio come cosa. Ci siamo arrivati. Ce la facciamo fare 10-5-9 addirittura? Mangiamo un po' di barrette. Tempo ne ho ancora, quindi... un po' di saltelli con la corda. Ok, direi allora che possiamo andare a fare questo contro Ray Mascheri e Pinky. Au au au. Non lo becco più. Ok, 23. Con un pugno ho fatto tutto quello che mi ha tolto finora, tipo. Ok, va bene così? Vediamo se gli va giù la stamina. Ottimo. Ha 8 di energia, quindi un pugno basta. Eccolo. Benissimo, adesso vediamo con Pinky. Au. Oh, buon 30. Buonissimo. Buonissimo, wow.
Ok, 150, 7 in più, buono. E siamo arrivati? No, siamo giusti giusti adesso. Dobbiamo arrivare a 200, siamo a 195. Quindi il prossimo combattimento che vinciamo siamo in fase rossa. E direi che andiamo a combattere anche contro Gordon. Au, au. Comoda 17, comoda 18. Comoda 42. Prendo 5 di danni quando lo colpisco, quando mi evita. Ah, mi si è attivata una skill un po' strana. Comunque stiamo disintegrando Gordon, quindi stravinto tutto. Altri 9, quindi adesso abbiamo un nuovo dobbiamo arrivare a questo, quindi Energizer. E adesso abbiamo questo a 25. Quindi non siamo neanche troppo lontani. Sto vedendo adesso, per sbloccare il terzo livello dobbiamo arrivare fin qua. Quindi stamina, focus, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, questo non è male per allenarsi meglio. Nella via del coso qua abbiamo boxer, boxing jab. Abbiamo un bel po' di roba che possiamo fare, insomma. E poi abbiamo Muscle Memory 3 che è col 13. Quindi adesso l'obiettivo è arrivare a questo e poi probabilmente lavorerò su sbloccare la via della tigre. Anzi no, probabilmente arriverò a Long Timer e poi andiamo avanti con questa, che mi serve magari qualche arma in più, tipo questo che mi aumenta di 15 la capacità di allenarmi. Ok, vediamo di continuare. Sempre sign up. Sono secondo in posizione adesso. E il prossimo combattimento ce l'abbiamo di nuovo contro Gordon. Quindi ci stiamo avvicinando a vincere il campionato. Siamo lì lì. Allora, andiamo a casa. Abbiamo 220, wow. Compriamo un attrezzo nuovo? Direi sì, prendiamo questo. Torniamo a casa. Andiamo a dormire, andiamo a mangiare prima. Andiamo a dormire. Ce lo siamo meritati, un buon riposo. Siamo quasi, siamo 82 giorni, siamo un bel po' più in là adesso. Perfetto, mangiamo un altro pezzo di carne. Andiamo a comprarcene altri. Adesso dovrei andare a lavorare, tipo. Così guadagniamo altri soldini per noi e siamo pronti. Così, intanto ho acquistato un nuovo attrezzo. Combattimento ce l'abbiamo domani. Perfetto, e andiamo ad allenarci? Andiamo ad allenarci a casa sto giro. Mi fa sprecare meno energia forse allenarmi a casa. Sicuramente mi fa sprecare meno soldi. Oh, perfetto. E adesso abbiamo i combattimenti di oggi. Quindi andiamo a fare questo. Contro Curtis e l'uomo mascherato. Vai. Au. A terra, boom,
continua, continua. Dai, che cosa è a terra? Bravissimo. E qua abbiamo sì, abbiamo quasi finito, abbiamo finito con questo combattimento la zona gialla. Wow, stravinto. Abbiamo perso solo 10 alla fine di salute. Abbiamo guadagnato 7, che è la cosa importante. Altri soldi, benissimo. E se parliamo di nuovo con Mr. Y? Non è che magari Mr. Y è tipo mio padre? Non siamo arrivati al massimo? Eh sì che siamo arrivati al massimo. Forse dobbiamo aspettare la fine della stagione. Non dovremmo aver sbloccato questo allora. A pass the red zone. Quindi arriva ancora più in alto. E qua abbiamo questa storia qua che continua. Ok, continuiamo anche da questa parte contro Gordon di nuovo. Abbiamo quasi il massimo di energia, abbiamo 200 di energia. Quindi dovrebbe essere un combattimento abbastanza facile. Bam, stravinto. E altri punti per noi, siamo a 24 punti, ce ne manca uno per fare quello che voglio. Sono secondo e adesso abbiamo staccato abbastanza lui e adesso dobbiamo combattere contro il mister qua per fregargli la sua posizione. Tu che però sei sempre a 5-6-8, io adesso ho un bel po' di caratteristica in più. Vediamo giusto l'ultima cosa che mi interessava, che era quella di vedere livello storia, ok, no, a livello... Tra l'altro adesso possiamo andare anche a acquistare un altro pezzo, cioè la Old Bench. Così abbiamo la palestra completa in casa adesso, manca solo quello che fa tutto quanto, abbiamo almeno i tre pezzi che fanno le tre caratteristiche. E cosa volevo fare adesso? Non mi ricordo più. Ah, nelle skill. Nelle skill, la via della tartaruga ci vuole 25, ok, quindi possiamo fare velocemente... Andare a fare uno sparring con lui. Così possiamo bloccare a 8 la nostra stamina e funziona benissimo. Perfetto. E quindi adesso sotto via della tartaruga. Via della tartaruga, ok. Possiamo prenderci questo. Bam! E non possiamo scendere sotto l'8. Benissimo. Bene, bene, bene. Abbiamo fatto un bel po' di roba, come potete vedere. E adesso possiamo lavorare magari sul prendere all time, long timer. Sto vedendo anche se il resto mi serve. E magari poi ci svilupperemo da questa parte per raggiungere... Se voglio raggiungere la Muscle Memory, devo prendere questa, uno di questi e uno di questi. Non manca tantissimo in realtà, ma devo allenarmi per arrivare a 13. Quindi questo sicuramente lo devo prendere. E come vedete adesso le skill costano sempre 25, quindi dovrebbe essere un po' più facile prenderne di più. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave, questo era Punch Club. Namaste and be...